A Nicoletti di Riccione va in scena il derby fra Riccione e Tropical Coriano. I riccionisti continuano a sognare occupando le posizioni nobili di classifica. Il Coriano, dopo la vittoria col Class arrivata 7 giorni prima, arriva all'appuntamento col Sorriso cercando di allontanarsi dalla zona rossa di classifica. Ne esce fuori una partita piacevole che vede il Coriano spingersi in avanti fin dalle prime battute quando la punizione di Ballarini viene allontanata fuori area. Il tiro dalla distanza da parte del compagno crea più di un brivido alla porta difesa da Passaniti. Ospite ancora in avanti o questo colpo di testa tentato da Stanco terminato a lato. Il Riccione si vede questa sponda di Docente mal controllata dalla difesa ospite che regala generosamente a Sparaventi il pallone dell'1-0, ma l'attaccante calcia troppo debolmente. Ancora Coriano in avanti, qui è Stanco a mancare clamorosamente l'appuntamento con il gol. Bravo Passaniti in questo caso in uscita. Dalla bandierina Ballarini scaramenti il pallone sulla testa del compagno che da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. L'approccio al match del Coriano lascia i cattivi pensieri alle spalle almeno fino a quel momento, ma quando dalle retrovie Barretta regala così il pallone a Docente, capitan Ricci stende in questa maniera l'ex Rimini, sarebbe ultimo uomo e dunque meritevole del cartellino rosso. Il direttore di gara opta per il giallo, il replay a cura di Elisa Drudi non ammette repliche. Dal dischetto Docente sigla l'1-0 dei padroni di casa. Nella ripresa il bomber si ripete con un preciso stacco di testa che non lascia scampo a Lombardi, partita in questo momento in archivio. La replica del Tropical Coriano è affidata a questo calcio piazzato che Passaniti controlla a terminare alto, mentre la Fiericcione rischia di pungere per la terza volta. Qui Docente di testa centra clamorosamente la traversa. Il finale vede un'azione da una parte e dall'altra. Censoni a botta sicura spedisce alto. Sul versante opposto, dopo un'uscita così così di Passaniti, a Montebelli non riesce a godere la bandiera. Lombardi è costretto ancora una volta a miracolo sul tentativo ravvicinato di Di Marzio. Un Coriano che paga le leggerezze difensive dopo un buon primo tempo. La Fiericcione viene fuori alla distanza mettendo tutta la qualità in campo tra la fine del primo tempo e l'intera ripresa. In vetrina ovviamente non poteva mancare il leader dei riccionesi, alias Docente. Ancora una volta in gol e ancora una volta protagonista.